Venerdì alle 10.30 in comune ci sarà una conferenza stampa per annunciare notizie in merito alla vertenza Tecnocolle e al salvataggio dei lavoratori, ma all'indomani della comunicazione dell'azienda la soddisfazione dei lavoratori è solo a metà, perché si tratta per loro di una soluzione tampone. E solo una parte, una quarantina di lavoratori, sarebbero messi sulla commessa ERA che ha preso l'azienda con altri interinali, mentre altri 30 lavoratori sarebbero fuori dal discorso. Una soluzione che insomma li garantirebbe per un lasso di tempo limitato. Loro invece insistevano su soluzioni definitive. Non ci trova completamente soddisfatti perché quello che chiedevamo noi era l'applicazione della clausola sociale, cosa che non è avvenuta, quindi c'è stato un problema all'interno del governo che non ha messo in atto quello che poteva essere un garantire in maniera continuativa i posti di lavoro anche per il futuro, perché questa è una soluzione temporanea, perché come il servizio del mercato tutelato terminerà, terminerà il servizio delle tutele graduali, quindi fra un anno e mezzo ci troveremo completamente a rigestire nuovamente la commessa e la situazione per andare a cercare una soluzione che possa essere a livello definitivo tramite però un'applicazione di una norma, perché così non si può andare avanti. In pratica cambia il committente, si passa ad ERA, leader nel settore dell'energia elettrica e termica. Già si stanno svolgendo i corsi per il passaggio alla nuova commessa, ma per i lavoratori la faccenda non è stata gestita bene. Siamo contenti dell'assegnazione ovviamente della commessa di ERA e della salvaguardia dei posti di lavoro, però non ci soddisfa perché secondo noi l'azienda non ha gestito in maniera migliore questa divisione, in quanto sulle 87 persone impattate 40 risulteranno poi sulla commessa ERA, mentre 30 da qua a marzo, al 31 marzo 2025, si ritroveranno ancora con il problema, perché queste l'azienda, non capiamo il motivo, non le ha passate, anzi ha preso lavoratori supplementari per questa gestione. La vertenza in Italia ha interessato circa 1.500 dipendenti, quelli aquilani hanno intrapreso una lunga battaglia da tempo, portando all'attenzione di tutti la loro vertenza. Attualmente c'è un regime di cassa, come spiegano, ma anche su questo troppe le incertezze. Al momento abbiamo un ammortizzatore sociale aperto, la cassa integrazione per quanto riguarda la commessa CEA. L'azienda sta utilizzando questo ammortizzatore per formare il personale su ERA, la nuova commessa che hanno appena acquisito tramite gara, e quindi al momento c'è la formazione in cassa integrazione. La restante parte dei lavoratori che non sono passati in ERA comunque sta gestendo il servizio di vulnerabilità con ACEA, e non sappiamo poi quale sarà effettivamente il futuro dei dipendenti rimasti su ACEA con l'eventuale applicazione della cassa della clausola sociale, però al momento ecco, la cassa integrazione è aperta e non sappiamo poi effettivamente come verrà utilizzata rispetto ai volumi che si prospetteranno sulla commessa di ACEA.